Allora, come dicevi prima, quando le persone parlano molto di te, i commenti negativi ti danno chiaramente più fastidio, gli dai più importanza di quello che però dovrebbero. Sono diventati, certi sono gratuiti. Certo. Se sono destinati a farti crescere, una critica, un amico ti dice, Alessandro, vieni a me e dice, non mi è piaciuto come ha doppiato quel film. Chiaro, lì gli dai attenzione. Lì mi dà attenzione e cerco di migliorare e cerco di capire dove posso crescere. Ma a noi piacciono quelli gratuiti invece, quelli che non servono a niente. Quelli gratuiti non servono a niente. Esatto, quelli gratuiti. Vieni con me perché abbiamo inaugurato la settimana scorsa una rubrica proprio su questo fatto. C'è un bellissimo ristorante sushi qui, prego. Siediti di qua, di qua. No, di qua va bene? Che non lo so, va bene? Se ci mettiamo così. Va bene? Al contrario. Mettiti di qua, questa rubrica, diciamo così, si chiama Suscettibile. Suscettibile. Buongiorno. Anzi, buonasera. Buonasera. Si fa, non so com'è. Buonasera. Allora, ci verranno somministrati degli ottimi nigiri. Sì, pezzi di. Nigiri. Nigiri. Nigiri, e questi sono temari che sono parte. Sono più arrotondati. Vabbè, a me pensavo ci fosse un nigiri per non aver proprio detto una stupidata. Come si chiama questo? Temari? Temari. Temari di salmone come uovo di salmone. Sotto ogni pezzo di sushi c'è un bigliettino con un commento che ti riguarda, che abbiamo preso da internet. Alcuni sono positivi, bene. Alcuni non sono positivi. Bene. Te lo leggerò, tu puoi decidere se mangiare o rispondere al commento. Posso rispondere mangiando? Anche puoi anche farlo se sei multitasking, sì, nessuno te lo nega. Fin quando ne hai voglia. Quando ne hai più voglia ci fermiamo. Anzi, ci fermiamo subito per un po' di pubblicità. Al rientro, Suscettibile, con Pino Insegno. A stasera c'è Cattelan, a tra poco! Bentornati ancora 5 minuti su Rai 2. Per educazione vi abbiamo aspettato per iniziare a mangiare. Avremmo potuto iniziare, ma per educazione abbiamo aspettato voi. Velocemente, che cosa sta per succedere? Sotto ogni pezzo di sushi c'è un messaggio che ti riguarda, che abbiamo preso da internet. Sì. Alcuni sono belli, alcuni sono brutti. Saltiamoli. Li abbiamo divisi in parti uguali. Perché? Puoi decidere tu cosa farne. Esatto. Puoi mangiare, puoi ignorarli, puoi rispondere, puoi fare quello che vuoi. Posso andare via? Vuoi anche andare via? No. Basta, è inaccettabile, me ne vado. Basta! Decidi tu da dove partire, guarda, abbiamo... Sì, tumori brutti. No. Temare è diverso del nigiri, sì. Arrotondato. Come se avessi accettato. Salsa di sesamo e uovo di salmone. Sì. Prego. Allora, faccio così, prendo questo. Vuoi della soia? Un goccio. Sì. Sono contento di essere riuscito. Questa voce, tra l'altro, durante la pubblicità, Pino mi stava raccontando che non lo sapevo, hai iniziato a fare il doppiatore. Sì. In che categoria di film? Porno. Cosa doppiavi? No, 9 ore a godere senza un motivo. È difficile, è difficile. Cavolo, non ci avevo pensato. Soprattutto il brusì, perché va in iperventilazione del cervello. Cioè, tu prova a fare. Ah, ti viene da svenire. Tu prova a farlo per un minuto e mezzo, senza fare niente. Sì, è così. Sì, e soprattutto stai a leggere con persone che non conosci. Un giorno te lo faccio volante perché so che siamo in ritardo. Oddio. Sì, ma intanto è un orario che si può anche fare. No, niente. C'era un brusio orgia, per cui il direttore disse: girate intorno al microfono e godete finché non ve lo dico io. Tu immagini. È un'indicazione incredibile. 10 persone alle 9 di mattina che girano intorno al microfono. Capito? Cioè, così, tutto il giorno. Sì. È dura. Difficile. È dura. E come mi ha detto. Ho visto Rocco Siffredi. Sì, è stato la settimana scorsa. Rocco mi ha dedicato una battuta e ha detto: però Pino, dillo che i porno i doppiavi solo con la voce, perché se li facevi col corpo eri un comico pure lì. Nella tradizione della comicità. Diciamo. Allora, bene, vai. Questo lo prendo. Tu prendi. E poi leggo. No, leggo io, leggo io. Ah, leggi. Dai a me. Sì. Così mi ungo io. Se intanto mangio mentre parlo. Sì, vai. A me piace sta cosa. Vediamo. No, dai, ottima scelta. No. Pino Insegno è un professionista. Sì. Veramente, la disonestà intellettuale non ha limiti. Dai. Mi raccomando, non guardare i film doppiati da lui, perché altrimenti sei favorevole alla Meloni. Ah, questa, secondo me, è con ironia. Detta con ironia. Ah, perché? Ah, cioè, mi raccomando, non guardare i film doppiati. Ah, perché sennò approvi la Meloni. Approvi la Meloni, esatto. E questa è andata benissimo. Sì, non vuoi dire qualcosa? Che io voglio dire? No, niente. Facciamo questo e questo vale doppio. Sì, aspetta, dipende. Possiamo durare un po' di più, tanto è seconda serata, io so che penso può finire più tardi.
No, questo secondo me ti conviene prendere un altro poi dopo. Ti conviene, infatti, tieni un po' di spazio nello stomaco. Sì, ciao. No, vabbè, però è... Il prossimo film con Pino Insegno che doppia lo guardo in polacco con i sottotitoli in tedesco. Dà proprio fastidio la voce. È una questione di voce che dà... Però vedi, se fosse onesto intellettualmente direbbe non mi piace come doppia. E io non lo guardo, perché poi in polacco c'è solo uno che ma magari doppia. Questo non gli piace come doppia, non, sì. non è possibile. Sì. Prossimo film con Pino Insegno che doppia, magari è un doppiaggio che non volete. Vogliamo fare l'ultima? Sì, ma no, mica per altro, perché non ceno stasera, per cui... Vai. Importante... Facciamo un doppio, vuoi questo? Io prendo questo? Quale vuoi? Che cos'è questo? La capa santa. Questa è capesanta, con sosta di prugna, l'uovo la samana. La capa santa. Delicatissima, la capa santa. Sì, la capa santa. La capa santa. Biglietto prendo io. Sì, grazie. Scusami se ti metto le mani nel piatto. No, mi fa piacere. Brutto? Senti, domani a pranzo? Andiamo avanti. Adesso vediamo se troviamo altri messaggi. Cominciamo. Il tipo accanto a me in treno sta leggendo un libro con Pino Insegno in copertina. Saranno 3 ore e 10 minuti molto interessanti. Però questo cosa figo. Bello. No, ho scritto un libro molto bello che è La vita non è un film. Sì. Dove i no che sono diventati sì nella mia vita, scritto con due scrittori. E anche audiolibro, penso. Il primo libro è brutto. Doppiato da? Te? Luca Ward ho messo. No, da me, te. Sarebbe bello uguale. Sarebbe stato un bel gesto. Allora, no, devo dire, dai. Come si intitola il libro? La vita non è un film, perché una vita non ha dissolvenze e stacchi. Sarebbe bello che la vita fosse un film, no? Uno dei guai, certo, è bruttissimo parlare con te che te... Tipo adesso avresti fatto dissolvenza. No, beh, io sono al cinema, tu guardi una negli occhi, dissolvenza, stai baciandola, stacco, sei nudo, dissolvenza, stai facendo l'amore, stacco, è già mattina presto. Una figata. Che a volte conviene. Una figata, tu invece una vita. Piama, sì, certo, sì. Pia la macchina, trova parcheggio, metti la musica, arriva a casa, spogliati, rimani coi calzini perché i calzoni non si levano mai con le scarpe. Rischi veramente tanto. Allora, questo secondo me non è bello, ma è ironico. Ah. Pino Insegno fa fermare un peccato, frecciato. Peccato, peccato, perché la... È tardi. Dobbiamo andare. Oh. Vuoi leggerlo? Sì. Ma con calma anche, Sì, infatti brillanti, sì, però con le emozioni di Pino Insegno, scusate. Esatto. Pino Insegno fa fermare, sembra un po' una barzelletta. Pino Insegno fa fermare un Frecciarossa perché vuole condurlo lui. Fa ridere. Pino, se vuoi puoi portarteli via. Sì, sul treno. Sul treno tornando così. Facciamo così. Grazie mille per essere passato da noi. Grazie a te di avermi invitato. Che tu ti sia divertito. Ti voglio doppiare. Signori e signori, appuntamento alla prossima settimana con stasera. Ah, live adesso? Tu. No, perché è bello anche, facciamo una puntata doppiata. Allora, aspetta, cosa devo dire? Appuntamento. Allora, in realtà ti devo ringraziare adesso. Quindi grazie mille per essere stato con noi. Fate un grande applauso a Pino Insegno. Ok. 3, io la faccio qua. 3, 4. No, aspetta, non mi ricordo più. Grazie mille per essere stato con noi. Un applauso a Pino Insegno. Vai. 3, 4. Grazie mille per essere stati con noi. Un grande applauso. Fate un grande applauso. Si arrabbia lui. Aspetta. Torna su di me. Grazie mille per essere stati qui con noi. Fate un grande applauso a Pino Insegno. Grazie mille, ancora un applauso a Pino Insegno. Pino.